poco importante. Abbiamo pensato di fare un po' di programma, nel senso che era previsto per l'ultima giornata, invece con motivazione che non avremo con noi al dato di volo che è in atto su attività. Quindi anticipiamo per voi che siete con noi oggi quello che dovrà essere un trailer, che è diventato un po' più lungo di un trailer, e che sarebbe quello che è chiamato l'estensione del libro, cioè quali sono quelli che su questo congresso nazionale sul libro, ho pensato di portare questo come estensione del libro, a partire da un'opera drammatica di un autore spagnolo, di Virginia, dei Conti sulla figura di Clitemnestra, lui ha fatto una figura moderna, clitemnestra, io ho tradotto questo dramma teatrale, l'abbiamo fatto una figura drammatizzata e non ha fatto qualcosa di cinematografico che ritenevo divertimente. Sono attori di teatro, non avevano mai provato in questa location, tutto è stato girato in 5 ore in questo momento, perché insomma anche per capire, e quindi è stato fatto veramente in tempi brevissimi. Comunque questo è stato un esempio che a gran parte comunque ha avuto un riscontro notevole, come appunto anche il scamottaggio, dobbiamo dire, per la produzione di un libro. Un libro che tra l'altro in Spagna è ancora inedito, e lo editerà ora, è stato edito prima in Italia. Il piano è tuo fine in particolare.
Pensaci, pensi ancora in tempo. Se vuoi, restiamo a Madrid. Ma da questa casa ce ne andiamo immediatamente. O a meglio. Volevo avvisare la signora che tutto ciò che è incaricato è già a posto. Quindi se non ha bisogno di nient'altro, mi andrei. Molto bene. Hai chiuso la valigia con i miei vestiti? Sì, signora. Le ho sistemati come meglio ho potuto per non svolgermi troppo. Anche se naturalmente i vestiti quando si piegano sa come restano. Bene, perfetto. Lasciala vicino alla porta. Ci penserà la sicurezza e per portarla a giro. Mentre noi siamo via, tu fai tutto ciò che ti dice Don Armando, che immagino si trasferirà qui o magari no, chi lo sa. Per un paio di giorni non c'è bisogno di farla, o meglio, tre fino a lunedì. Per tutto il tempo che noi siamo in viaggio, se Don Armando non dice altro, non c'è bisogno che tu venga ogni giorno. È sufficiente che tu venga un giorno sì e un giorno no, o comunque come piace. Perfetto. Allora se non hai bisogno di nient'altro, io vado. Molto bene. Ci vediamo tra poco. Bene. Sì. Sì. Buon viaggio. Parlarne, forse meglio parlarne più avanti. Poi comunque
Virginia era anche figlia mia, non solo tua, come spesso dici tu. E magari ci sono delle cose di lei che non vorrei dover dire. O parliamo di Virginia, o io me ne vado subito. È praticamente l'unica ragione per cui ho deciso di incontrarti oggi. Com'è andata la storia di Virginia con quel tuo amico Giacinto? Come se l'hai portata a letto alla fine? O vuoi dirmi che non è andata così? Ti ha detto che aveva buone intenzioni? Ti ha detto che avrebbe divorziato dalla moglie? Che avrebbe abbandonato i figli? Come diavolo ha fatto a infilarsi tra le sue gambe così velocemente? Buona verità! Certo, grandissimo figlio di puttana, tutta la verità, ovviamente. Lo sai che cosa ho sempre pensato? Dimmi. Ho sempre creduto che le ceneri che mi hai spedito non avessero nulla a che fare con quelle di Figenio e che non fossero le sue. In ogni caso, sono sicura che non le appartenessero. E così le ho buttate nel bidone della spazzatura. Cosa possiamo fare adesso, Monica? Che cosa ne sarà di noi? Della tua sono fatti tuoi. Della mia non ti devi importare. La mia relazione maledetta con te è arrivata al capolinea in questo momento. Monica, ma non pensi che abbiamo già sofferto abbastanza? Che non possiamo soffrire ulteriormente? Che non possiamo continuare così? Hai completamente ragione. Prima mettiamo fine a questa porcheria insopportabile. E meglio è. Non ero venuto con tale intenzione. Ah no? E che intenzione avevi? Di darmi un bacio con tutta la gioia del mondo e di scoparmi in camera da letto così felici, come se niente fosse. Mi sembra impossibile farmi ascoltare da te. Sì, caro, sì, ti ascolto, certo che ti ascolto, ci mancherebbe. Beviamo ancora un goccio, che ci fa bene. Ti ascolto. Certo che ti ascolto. Ti ascolto. Aspetta un secondo. Vado a prendere delle olive, delle patatine, degli anacardi molto buoni che ho comprato proprio ieri.